Ciurbati perché appunto durante il lockdown, ma ancora oggi, ci hanno pregato di non baciarci, di non accarezzarlo, di non toccare qualcosa che potesse, no, contaminarci, come l'affetto, come gli affetti, come le carezze. Quindi praticamente questo ciclo di tante opere, perché un'opera unica, grande, di 6 metri per 5, 60 pezzi, compongono un unico grande bacio. Racconta così le sue opere Omar Galliani, tra i massimi esponenti del disegno e della pittura italiana, la cui mostra personale sarà visibile fino al 13 febbraio prossimo nella Galleria d'Arte di Via Piccinni, nel capoluogo. Professore di pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera, ha presentato i suoi lavori nelle biennali di tutto il mondo, da Parigi a Tokyo e San Paolo del Brasile. La bellezza femminile declinata nelle sue molteplici sfaccettature e contraddizioni come filo conduttore, e poi l'uso dello sfumato che lo accomuna al tratto di Leonardo. Beh sì, il passato è dato da un uso di una tecnica, lo strumento del disegno e dello sfumato, che abbiamo appunto anche chiamato sfumato leonardesco. Quindi la tradizione del Rinascimento toscano in particolare ha influenzato la mia mano e quindi anche la mia storia da ragazzo, e quindi ho mantenuto l'uso di questo strumento molto così conosciuto e tecnicamente anche amato a livello così internazionale.